Salve a tutti ragazzi. Ammettetelo. Ma quanto è bello tutto spaccar. Diamo subito il benvenuto a questo server. Potrei iniziare da questa torre, però è protetta da un fossato infuocato. Sarà anche protetta con bullkit? Sì cazzo. Pure i fiorellini si riparano. Meglio lasciar perdere, è una missione impossibile. Ma Dio dono. Mi sono veramente rotto le palle di sentire frasi come queste. È ora di far capire al proprietario di questa casa chi comanda. E ABC Predator è qui per questo. Accompagnato da un sacco di griefer sfidati reclutati direttamente da Griefer Zone per l'occasione. Guardate che bello screenshot. Forse ai fan che mi seguono da più tempo suggerirà qualcosa, a tutti gli altri dico solo che ad Halloween i morti escono dalle loro tombe per divertirsi coi vivi. Ed è proprio quello che farà ora il fantasma del bannato ABC Predator su questo server. Questa griffata mi ha fatto ricordare la mia giovinezza da griefer, mi vengono quasi le lacrime agli occhi. All'epoca avevo fatto qualche piccolo errore tecnico che adesso non farò più, tremate cari costruttori di sphx.it, ABC Predator è tornato più incazzato che mai. Ed è anche ben accompagnato. Tutto questo ovviamente è stato possibile grazie alla solita whitelist bucata come una fetta di emmental. Mezzi KFT Team e diversi altri griefer sono entrati senza nessun problema. Grazie mille Dani 35 Lololo. Lolololo mo lo faccio io, caro Dani sei il degno successore di Alodark. Stavolta non avete scuse, quei nomi appartengono a noti griefer italiani. Ve la siete cercata. Il titolo della griffata, come ben immaginate, l'ho preso dalla mappa dinamica che avete visto prima. Con quella è stato facilissimo per tutti evitare di essere beccati dagli admin. Infatti usandola è possibile vedere la posizione di ogni giocatore nel mondo, grazie mille dell'aiuto. Le protezioni in questo server sono le stesse dell'altra volta, fuoco e TNT disabilitati, zone protette e Big Brother. Con la lava e l'acqua attive è quindi possibile fare delle ottime pietrificazioni contro bullkit, come in questo caso. Dato che il ferro per i secchi è spesso venduto agli shop, ho detto agli altri di comprarlo lì o di estrarlo usando la X-Ray che è attiva. Una volta ottenuto l'equipaggiamento, ci siamo separati per colpire diversi obiettivi in questo enorme server. Se non vedete quindi gli altri miei colleghi è solo per questo motivo, ma in chat di sicuro scorgerete qualche loro nome. Ringrazio ancora tutti per la disponibilità. Tanto per iniziare, vi mostro quello che è forse il più bollente furto di grano nella storia di Minecraft. Come potete vedere, lava e acqua non servono solo per pietrificare, si può fare di molto peggio. Sono dell'idea che, in generale, il furto di grano, che si può fare molto facilmente anche in zone protette usando l'acqua, è una forma di grief molto più fastidiosa della semplice distruzione o pietrificazione. Ricreare il grano, infatti, richiede una gran quantità di semi e molto tempo. Inoltre permette al griefer di procurarsi facilmente del cibo, utilissimo da quando hanno introdotto la barra della fame e a volte difficile da procurare se lo spawn degli animali è, come spesso accade, disabilitato. Dopo un po' ecco il risultato. Proprio ora un collega qui vicino mi sta dicendo che c'è un admin sopra di lui, che lo sta sorvegliando. Meglio levare le tende. Ecco qui. Cercando nella registrazione ho trovato l'elenco degli utenti connessi. Ringrazio ancora attivamente, o almeno credo sia lui visto che è passato un po' di tempo da questa griffata, per avermi salvato il culo. Io avevo come nickname Falm666 perché ABC Predator SPHX me l'ha bannato. Ma visto che il server è cracked sono entrato con un altro nick fasullo usando Minecraft SP. Questo è anche il motivo per cui non ho usato in questa griffata la mod delle ombre, il client craccato infatti funziona solo con Windows, che ciuccia troppe risorse rispetto al mio Linux dedicato che uso di solito. Comunque eccoci in un altro campo di grano. Qui il proprietario è stato ancora più furbo. Porta protetta con locchette e grano incustodito. Spalanchiamo le fauci e diamoci dentro. E sempre per parlare di Minecraft, qualcuno ha provato a giocare con la patch 1.4? Mamma mia che merda hanno fatto. È vero che hanno aggiunto cose anche utili, ma lenta da far paura.
Come cavolo fa a laggare su un processore Intel i5 con 4 GB di RAM Linux dedicato? Il mio sistema di base consuma solo 100 MB di RAM contro il giga e mezzo di Windows 7. Ciò vuol dire che il gioco, anche con 4 GB davvero utilizzabili, lagga comunque, è una vergogna. Per non parlare poi dei bug, degni di un gioco di serie Z invece che di uno che ha venduto milioni di copie. Oltre ai soliti errori di illuminazione non fixati, spesso capita anche che i mob sprofondino nel terreno o non collidano con i blocchi circostanti. Lo sviluppatore dovrebbe andare a nascondersi sottoterra, ma forse la colpa non è nemmeno sua visto che è solo un 21enne. Infatti, tale Dinner Bon, altri nome che lo sviluppatore di Bukito Ken Lamoyan ha assunto per lavorare direttamente su Minecraft. Noto che ti sei bevuto il cervello. Hai dato un giocattolino da qualche milione di dollari a un bambino. Tra l'altro proprio a chi ha sviluppato queste protezioni del cavolo. Tanto è inutile parlare, tempo sprecato. Fatemi sapere anche voi nei commenti se avete avuto problemi con l'ultima patch. Per proseguire facciamo soffrire un po' il cane da guardia di questo costruttore. Dopo aver rubato un po' di roba dal forziere sopra cui era seduto, gli inondiamo anche il cortile di pietra ed acqua. Vai DJ. Mamma mia, il lag fa davvero schifo in questo server. Bella questa casetta, vero? Purtroppo è protetta, non si può griffare. O almeno questo è quello che penserebbe un nabbo. Infatti il nabbo vede solo Bukito e le sue protezioni, il pro griffer invece gira l'angolo dietro la casa e vede un'opportunità. E dice, ma che bell'alberello che c'è qui dietro. Il nabbo a questo punto direbbe, come pensi di usarlo? Il fuoco non si espande. Ma il giocatore pro capisce subito che un albero con quella forma è perfetto per fare delle belle colate di lava. E in questo server lava uguale pietra. Tanta pietra sulla casetta uguale Pompei.
Ora i fan di SPHX non potranno più dire che io non so usare la lava come l'ultima volta. Purtroppo per voi ABC Predator ha imparato. Guardate come le vostre protezioni da 4 soldi diventano inutili. Un capolavoro non c'è che dire. Cari costruttori di SPHX, spero che il mio ritorno vi sia stato gradito. Passiamo alla prossima costruzione prima che si accorgano di me col Big Brother. Ecco un bellissimo castello con tanto di zombie in pura lana merinos di guardia. Purtroppo non si possono bruciare. Ma vediamo che se può fa. Per cominciare il Progriffer nota subito sul retro una bella scaletta di blocchi che porta dritta dritta sulle mura. Questo significa solo che il genio proprietario di questo castello non ha protetto le retro. I miei più vivi complimenti. Purtroppo, causa lag, poco dopo questa scoperta sono morto nella lava che io stesso avevo gettato in un tentativo di pietrificare tutto. Quindi col comando back sono rinato qui e sono andato a procurarmi un po' di ferro in miniera per farmi secchie e cesoie, adatte a tosare gli zombie pecora. Ho anche rimesso la texture pack di default per cercare di diminuire il lag. Ora il piano è tosare gli zombie, trasformare il fossato di lava sotto in un tappeto di ossidiana e poi pietrificare il più possibile. Diamoci da fare.
Ok. Credo di aver fatto un bel lavoro. Ho saltato la registrazione dell'atto di pietrificazione che ho fatto su mezzo castello per non annoiarvi troppo. Faccio prima a farvi vedere le foto da satellite. Oddio. E potevo fare pure di peggio se avevo più gente ad aiutarmi. A sinistra, verso la zona innevata, potete notare il castello con gli zombie, mentre la casetta più a destra riempita di pietra è quella che avevo colpito prima. Guardate anche la data dell'orologio in basso a destra dello schermo. Ok, lo ammetto, questa griffata in realtà non è per Halloween. La data è di fine settembre. Purtroppo sono riuscito a pubblicarla solo ora perché, a causa di vari impegni e di problemi col PC, non ho mai avuto il tempo di fare il montaggio del video. Questa foto invece è di oggi, scattata un mese dopo. Notate differenze? Oddio, che domanda retorica. Dopo averla scattata sono morto giù dalla sedia. La pietra sulla povera casetta in legno è ancora tutta lì. Dopo un mese. Questo sì che si chiama far manutenzione al server. Che cavolo ci voleva ripristinare con un backup il pezzo di mappa di quella casa? Ma poi noto anche qualcosa sul castello, mi sembra un po' diverso da com'era l'ultima volta. Oddio. Ha ricostruito tutto e ampliato. Deve essere punito. Invito tutti i griefer che vedono questo video a fare una visitina almeno una volta nella vita su SPHX. Non ve ne pentirete. Io ci sono tornato apposta per la mia prima griffata di gruppo, sapendo che le protezioni erano un colabrodo. Arrivederci alla prossima.